necessità di promuovere l'educazione liturgica, così come in tutti i campi, anche in questo. Può essere questo documento utile ed aiuto anche ai sacerdoti, visto che parliamo spesso di laici, no? L'aiuto deve arrivare soprattutto a loro, però forse può essere utile anche a loro. Certo, può essere, forse ripartire proprio da questo documento può essere importante, perché qui ci sono, potremmo dire, c'è il cuore, la parte più bella e più importante della liturgia. Qui si dice che la liturgia non la facciamo noi, ma che è Gesù che è il sacerdote che celebra quando noi celebriamo. E c'è un passaggio molto bello dove si parla della gioia anche, no? La liturgia come espressione di questa gioia. Il popolo deve radunarsi con gioia. Forse, non lo so, c'è da chiederci adesso, c'è da chiederci se le nostre celebrazioni sono gioiose. Non lo so quante volte le nostre celebrazioni sono espressione di questa gioia. Noi dovremmo poter dire la gioia dell'essere convocati, la gioia dello stare insieme di fronte a Dio e attorno alla mensa, no? La gioia di sapere che Gesù risorto è presente e che realmente può cambiare le cose. Però non lo so quante volte questa gioia si vede nei volti di quelli di noi che partecipiamo alle celebrazioni, a partire da noi preti e poi anche tutti quelli che sono convocati. Se vogliamo, dal suono delle campane che invitano ad andare alla Santa Messa fino alla benedizione finale. Dovrebbe essere così, insomma, ripiena questa celebrazione di gioia da parte di tutti i fedeli e anche ovviamente i celebranti. È un caso che dopo il Concilio di Trento, quindi è stato questo il primo documento promulgato, vuole segnare una svolta sostanzialmente? Beh, tutti i concili si sviluppano in continuità, quindi noi potremmo dire che anche questo è in continuità col Concilio di Trento. Certo, però è il primo concilio che parla della liturgia e ne parla in maniera così profonda, riprende la liturgia nei suoi fondamenti importanti, sulle cose più fondamentali. Quindi questa è la vera novità della Sacrosanctum Concilium. E anche se non cambia, si potrebbe dire, il cuore della liturgia, il significato di tutto quello che riguarda la liturgia che i cristiani hanno vissuto da sempre, perché la liturgia accompagna i cristiani, la vita della Chiesa da sempre. Una delle prime cose che sappiamo delle comunità cristiane è che si radunavano per celebrare Cristo risorto. Quindi si potrebbe dire la prima operazione, la prima presenza del Cristo risorto è proprio attorno all'altare, nella celebrazione. Da allora l'uomo mai, il cristiano mai ha interrotto questa attività. E per questo è fondamentale, per questo fa parte della vita di ogni cristiano, della vita della Chiesa, e in continuità con quanto la Chiesa aveva già fatto e detto, il Concilio vuole però dare un modo diverso di vivere la liturgia, perché forse si era perso un po' anche il senso profondo dell'agire della vita liturgica. Don Emanuele, da questo documento possiamo capire quale chiesa siamo? Da questo documento possiamo capire che chiesa siamo noi, anche che chiesa voleva il concilio, che chiesa ha desiderato il concilio. In due parole, ma il discorso sarebbe molto complesso e è ripreso in maniera chiara nell'altro documento dove si parla esplicitamente della Chiesa, ma qui emerge una Chiesa che è comunione, cioè una Chiesa come una comunità che si raduna attorno all'altare per fare comunione. Questo è espresso anche un po' anche dal modo in cui siamo disposti durante le celebrazioni, ma anche e soprattutto da i ruoli che abbiamo nella celebrazione. Prima del concilio il sacerdote aveva un ruolo centrale, quasi colui che era il tramite fra i fedeli e Dio. Questo ruolo è rimasto, perché il sacerdote si dice in persona Christi, no? Cioè quando celebra lui
rappresenta Gesù, Gesù è presente attraverso le sue parole. Ma è cambiato il ruolo dell'assemblea, delle persone che vivono questa liturgia. Loro sono parte attiva. Difatti, nella celebrazione questo viene espresso proprio con il dialogo, no? Il sacerdote fa delle domande o fa delle affermazioni e il popolo deve rispondere. Questo perché? Perché i protagonisti della celebrazione non sono solo i sacerdoti che vivono in uno spazio preciso la celebrazione, ma tutti. E tutti siamo protagonisti di questo dialogo. Il sacerdote riceve dal popolo la vita fatta di cose belle e meno belle, fatta di sofferenza, di lavoro, fatta di gioie, la riceve perché noi portiamo questo a messa, portiamo la nostra vita, la vita concreta, lo riceve e lo porta a Dio. Ma se il popolo, se noi che stiamo da questa parte, se i laici che sono da questa parte non portano la loro vita perché magari vivono la liturgia come un'abitudine o come qualcosa che si deve fare, che cosa offriamo a Dio? Il documento dice che i fedeli offrono a Dio la loro vita, con il pane e il vino, offrono la loro vita. E questo è il ruolo diverso che hanno, che devono riacquistare, il ruolo di protagonisti. Leggiamo, la vita spirituale tuttavia non si esaurisce nella partecipazione alla sola liturgia. Cosa significa tutto questo allora? Significa che quello che viviamo nelle celebrazioni eucaristiche, quindi nella Chiesa, deve avere un riscontro anche fuori. Qualcuno diceva anni fa che qui celebriamo la messa, ma la messa continua anche fuori, no? E questo è bello perché noi quello che riceviamo qui durante le celebrazioni eucaristiche, durante la riconciliazione, durante i sacramenti, dobbiamo poterlo portare fuori. Quella gioia che viviamo qui, quella vicinanza spirituale con Dio, il fatto che Dio è presente nella nostra vita, noi dovremmo poterlo portare fuori, quasi a dire che tutta la nostra vita è una liturgia, è in continuità con quello che celebriamo. Sarebbe proprio bello se potessimo dire Dio anche fuori con la stessa intensità con cui celebriamo la messa e gli altri sacramenti. Sarebbe una testimonianza luminosa dell'essere cristiani, che forse oggi ci manca, il fatto che viviamo magari delle belle celebrazioni fatte con pulizia, con luminosità, però poi forse fuori siamo poco luminosi, poco attenti agli altri. Le nostre celebrazioni sono inutili se qui celebriamo la bellezza e fuori la vita è brutta. Quindi si dovrebbe creare la stessa bellezza, ricreare la stessa bellezza anche nella vita normale. E con questo invito noi ci salutiamo, ovviamente riprenderemo questo discorso anche approfondendo un altro documento. Grazie, Don Emanuele.